Ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita. Un'intro tristissima. Perché c'è scritto 0-0 qui? Perché? No, dobbiamo, rifacciamola. Perché? No, abbiamo sofferto tanto per questi temi. Va rifatta assolutamente. No, la dobbiamo rifare. No, ma mentre tu inizi a parlare, io cerco qua partita, siamo qui sicuramente non da 0 a 0 no, ma da tu mi insegni da 2 a 3. Eccolo qua, rifacciamo l'intro. Dai, signori, dai. Prego, 3, 2, 1, vai regia, prego. Lasci così. C'è dell'ilarità, ragazzi, come vedete. Va bene, ragazzi, scherzi a parte, benvenuti in questo post partita. Cioè, possiamo dire che le partite del Milan ti portano a rincoglionirti. Sì, siamo in reparto cardiologia. Sì. Oddio, lasciate un like, ovviamente, ragazzi, e se proprio volete sostenermi c'è il tastino del grazie presente sotto la schermata di questo video. Partita da infarto. Si è visto di tutto e di più, si è visto anche troppo, se vogliamo, sì. Nel senso che io vorrei subito partire da quell'episodio che ovviamente parla il giro del mondo, con Maignan che imbocca la strada degli spogliatoi, arrabbiato, incazzato, perché insomma è incredibile come nel 2024 siamo ancora qui a parlare di questo razzismo di merda, e quindi dedichiamo la vittoria a quei 50-100 imbecilli che allo stadio hanno deciso di farsi riconoscere. Io mi auguro, come ho detto durante la reaction, che 1000 telecamere abbiano inquadrato il settore incriminato, che vengano riconosciuti nome, cognome e basta, la loro vita sociale finisce qui, niente stadio, niente concerti, eccetera eccetera. Chiudiamo. Spero che siano meno di 150, come detto. Non lo so. Spero che siano pochi. Pochi. Sì. E spero che si estinguano. Esatto, soprattutto. E che non si moltiplichino negli anni a venire. Detto questo, parliamo della partita. Immaginavo una partita difficile, rognosa, con l'Udinese che ci complica sempre. Cioè, mi mancava solo il gol di Becao, che neanche c'era, me lo aspettavo da un secondo all'altro. Partita che in realtà si era messa anche bene, perché il Milan parte bene, trova il gol, trova prima un paio di azioni interessanti, come se volesse carburare, poi trova un bel gol. Fino ad allora eravamo abbastanza contenti, poi dopo tanti errori che hanno portato, soprattutto nel secondo gol, il vantaggio dell'Udinese. Ma poi anche sull'1-1 in realtà mancato un po' di cattiveria lì, no? Tra Loftus che non segue lì, Kier. Diciamo, l'errore è meno evidente, ma c'è, con Kier che si cade come un birillo, si fa saltare come un birillo. Loftus è leggermente in svantaggio, non va a fare né fallo né un contrasto né una spallata, e il giocatore udinese fortissimo, Samardzic, fa un gran gol. Non vogliamo sminuire, non lo sminuiamo, perché è grande tecnica quella di mettere la palla a giro a Maignan, che non è l'ultimo dei portieri. Diciamo che forse Maignan era anche, ora non per giustificare, però mentalmente, diciamo, turbato dalla situazione. Era un gran tiro all'angolino, sia chiaro, non dico che non l'abbia presa, sì. Però insomma, di certo non vedeva l'ora di andare negli spogliatoi. Esatto. Detto questo, nel secondo tempo quel gol, un mix di errori, portano il vantaggio al vantaggio dell'Udinese. Renders fa un micro retropassaggio per Teo incespica, diciamo che tra i due la colpa maggiore ricade su Renders. Renders, e il giocatore torrente, udinese non ci ha perdonato. No.
C'è da dire lì una compartecipazione di errore. Sicuramente la parte finale ha più colpe Reinders, nel senso che te, una volta che gliela dà sì, mezzo metro, hanno deciso di fare un torello lì vicino. Hanno deciso di e giocartela. Poi inizia anche una saga di errori dove appunto ci porta a un nervosismo tale da gridare a Leao, caccia Leao, caccia Leao, perché via Leao. Però poi alla fine Leao Posso dire che è strano, cioè nel senso, no? È strano il momento di Leao. Sicuramente dopo l'infortunio di Lecce, lo ha detto anche Pioli, forse non è mai più riuscito a rientrare nel ritmo, nelle dinamiche, non lo so, perché lui è un giocatore che strappa e per quei giocatori lì forse c'è bisogno di più tempo, non lo so. Fatto sta che in realtà l'atteggiamento, cioè quando perde palla, quando non riesce a trovare l'azione giusta, ti viene a dire ma guarda questo non c'ha voglia. In realtà poi un paio di ripiegamenti difensivi interessanti li ha anche fatti, lo ricordo, che non te li aspetti da Leao, no? Quindi paradossalmente ha fatto meno bene in avanti, però almeno un minimo ha rincorso l'avversario in qualche occasione. Poi è ovvio che da lui ci si aspetta che faccia male in avanti. I numeri che ha sono impietosi per il suo valore, perché insomma tre gol, più che gol, la statistica quella, sui tiri in porta che non tiri in porta da ottobre, novembre, per fortuna crossa sto ragazzo, perché poi alla fine ha portato il 2-2. Sul 2-2 grande invenzione apporto. grande invenzione di Leao, che la lunga al centro per Teo, che la passa al centro e Giroud traversa linea, no gol, Jovi c'entra. Sì. Per fortuna questa voglia di gol, diciamo di crederci, Jovic ce l'ha avuta in quel momento e è andata a spingere una palla che tutti pensavano fosse entrata, in realtà non era gol. Non è gol. E dopo, a rimbaggio e in maniera rocambolesca, sì, nel senso, possiamo dire che non ci sono stati, non c'è stato un finale di fuoco, un finale che dove abbiamo avuto nostra. Noi l'abbiamo richiesto il finale di fuoco, non ci sono state mille occasioni eclatanti, abbiamo gestito la palla a volte anche sin troppo lentamente, però poi abbiamo dato la zampata vincente. Pioli a gran voce diceva che si lamentava di questo giro palla lento, e poi su un calcio d'angolo in cui secondo me alla fine non ci credevamo, ecco. Invece, no, io non è che ci credevamo, no, nel senso che non siamo abituati. Non siamo abituati ad avere quella botta di culo. Però la statistica diceva che il Ludinese subiva gol negli ultimi dieci minuti. Cioè, senza gli ultimi 10 minuti l'Udinese sarebbe primo in classifica, con gli ultimi 10 minuti e grazie invece alla statistica il nostro Okafor su assist di Giroud ha controllato e buttato la palla nel sacco. Abbiamo fatto un gol, il classico gol che di solito subiamo, sì, vale a dire cross su quello che fa la sponda, che la mette sul secondo palo, puntualmente ce n'è uno libero e di solito il gol così lo subiamo. Invece in questo caso Okafor continua, anche se ti dirò, Okafor non mi era piaciuto tantissimo. Cioè, nel senso, di solito quando entra si vede, si sente, fa delle belle cose. È entrato in maniera un po' più anonima quest'oggi. Posso dirti una cosa? Ma la zampata c'è stata. Sì, è vero. Ma secondo me alla fine Pioli ha messo una formazione strana nell'ultimo quando è entrato Okafor. Quella della disperazione. Quindi trovarsi Leao, Okafor, Jovic e Giroud contemporaneamente, è chiaro che in allenamento non so quante volte ci... Scusate. È successo. Ci provino. Scusate perché ho gridato tantissimo al gol di Okafor. Quindi... Peraltro, ora che ci faccio caso, gol di Okafor e Jovic subentrati dalla panchina. Quindi sì, è importante anche questo dato qua, cosa che lo scorso anno spesso ci è mancata. Sì, la panchina non ha mai fatto la differenza. E così come anche oggi col gol di Loftus-Cheek, altro gol che arriva da centrocampo. Praticamente segnano tutte le parti tranne la parte di sinistra, tranne Leao. Penso che psicologicamente sia una roba devastante per lui. Però vi ripeto,
Leao in una partita dove sicuramente si è visto poco, ha sbagliato tantissimo. Comunque, se lo andate a rivedere, se andate agli highlights, non so quanto lo faranno vedere il suo passaggio lungo per Teo, perché avviene un po' prima del gol, qualche secondo prima del gol. Sì, partirà da lì forse, sì. Però è stato bravo, gran bella imbucata, Teo, che... Possiamo dire che Teo sulla sinistra è tutta una storia. La centrale sì, va bene, centrale... in emergenza, ma bravo. La sulla sinistra... E il suo, habitat. Il suo habitat naturale, ecco, la sua attitudine è lì. Da centrale è forte, lo abbiamo riscoperto forte, quindi benvenga, lo sappiamo per eventuali altri momenti di crisi, ma sulla sinistra è devastante. Yes. È tutt'altra cosa. Va bene ragazzi, questo è quanto. Domani mi raccomando non perdetevi la live reaction, capirete perché abbiamo perso la voce entrambi. Grazie mille Enrico Ruggero e Redondo, comunque bella vittoria, bella. Comunque, come abbiamo vinto resta un gran mistero.